Benvenuti in questo corso di WordPress, la guida base completa allo sviluppo. In questa sezione chiamata Custom Field andremo ad analizzare quelli che sono questi accessori, chiamiamoli così, di WordPress. Attraverso l'applicazione di Custom Field possiamo personalizzare ulteriormente i contenuti di WordPress quasi in maniera infinita. L'unico limite che ci possiamo porre è quello della nostra fantasia, proprio perché attraverso l'utilizzo di queste funzioni possiamo implementare sia i contenuti nativi di WordPress sia i contenuti che andremo a creare anche tramite l'applicazione dei custom post type. I custom field si trovano nativi di WordPress, cioè la piattaforma già li mette a disposizione e infatti durante questa sezione andremo ad analizzare in primis l'utilizzo di questi, successivamente andremo anche a crearne tramite l'utilizzo di Advanced Custom Field, un plugin che permette la creazione di custom field a differenza di quelli nativi un po' più avanzati. All'interno di questa sezione vedremo anche in che modo andare ad applicare i concetti di custom loop e quindi applicare anche dei filtri, delle query utilizzando i custom field creati, sia quelli nativi sia attraverso il plugin prima menzionato. Infine abbiamo una sezione che ho chiamato bonus, forum di ricerca tramite custom field, dove è un esempio pratico dell'unione, quindi dell'utilizzo del custom loop applicato a dei custom field creati in precedenza che avranno l'obiettivo di creare un forum di ricerca tramite dei filtri personalizzati che andremo a creare nello specifico in questa lezione. Vi lascio dunque alla prima lezione introduttiva di questa sezione. Vi ricordo che per qualunque problema o domanda potete scrivere nella sezione apposita dedicata, sarò felice di rispondervi.